Buongiorno a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi nuovo unboxing di un outfit equestre che mi ha inviato la Pom Equestrian. Io adoro questo brand, ho già un loro outfit che mi avevano mandato un po' di tempo fa e abbiamo deciso di collaborare nuovamente, quindi li ringrazio. E tra l'altro, dal giorno in cui posterò l'outfit su Instagram ci sarà un codice sconto che durerà una settimana, quindi affrettatevi a seguirmi su Instagram e lì troverete il codice. Io questo video lo pubblicherò prima del post, quindi sicuramente avete tempo di andare a seguirmi e trovare appunto poi il post con il codice sconto. Detto questo, stamattina appunto volevo andare in maneggio, volevo mettermi il nuovo outfit, ho detto vabbè, facciamo un video in cui faccio una specie di unboxing. In realtà non è proprio un unboxing perché ieri ho aperto tutto, non vedevo l'ora di vederli e quindi vedete già i prodotti fuori dal packaging. A parte i dettagli del cartoncino, che è qualcosa di spettacolare, io adoro questo brand, mi sono trovata benissimo con il primo paio di pantaloni che mi hanno mandato e quindi non potrei essere più felice di così. Allora, come prima cosa c'era questa borsa qui, era in omaggio ed è in omaggio in ordine superiore a una determinata spesa che ora non mi ricordo, comunque una bella borsa. E siccome c'è scritto Hey qua davanti, io vado a presupporre che sia una borsa per il fieno. Povero malagegno la borsa rosa, però è bellissima. E poi appunto super capiente proprio perché è pensata per essere una borsa del fieno. Molto bella ed è in regalo questa qui, sempre con scritto POM. Ma passiamo alle due cose più succulente di questo ordine, ovvero questa giacca. Poi dietro vedrete il mega spoiler. Allora, questa giacca antivento, antipioggia, leggerissima e non ha veramente peso. È veramente bellissima, c'è in grigio e nero, io l'ho scelta nera, leggerissima. Qui il cappuccio con dentro la retina traspirante, qui si può stringere il cappuccio, la cerniera oro. Ed è veramente veramente leggerissima e molto traspirante, quindi probabilmente non vi fa neanche sudare all'interno ed è veramente leggerissima, proprio il classico giubbottino antipioggia. Ha ovviamente il logo qui davanti. Io ho preso una S perché avevo preso una felpa XS ma era giusta come misura e quindi ho pensato che la giacca da pioggia dovesse essere leggermente più grande nel caso in cui in inverno volessi metterci sotto un pile o comunque qualcosa di più pesante e quindi ho preso una S. E questo è stato il primo prodotto del nostro outfit. Oggi non piove, ma comunque ve lo farò vedere indossato. E invece questo è il pezzo forte. Sono usciti quest'estate di questo colore, sono i classici breeches. Quindi pantaloni non leggings, io mi trovo veramente benissimo, guardate che belli, guardate che bei dettagli. E potete scegliere voi quando li acquistate che tipo di grip prendere, ci può essere senza grip, con il grip al ginocchio o full grip. Io li ho presi full grip perché nell'altro avevo preso full grip e mi ero trovata benissimo e quindi ho pensato di riprendere anche questi full grip. Sono abbastanza leggeri, quindi comunque per un periodo estivo, primaverile, secondo me adesso che andiamo verso il freddo sicuramente diventeranno un filo leggeri, però ovviamente ve lo date a pensare anche il colore che è particolarmente estivo. E questo qua è Skyway come colore, è veramente bellissimo. Sarebbe stata meglio una giornata di pioggia per farvi vedere anche il giubbotto, ma se avesse piovuto non avrei montato, quindi oggi dovremmo anche saltare, quindi proveremo subito i pantaloni. Ora li indosso, ve li faccio vedere e poi andiamo in maneggio a montare. Wow, è bellissima questa giacchetta. Ho fatto benissimo a prenderla leggermente più grande. La misura sarebbe la XS. La mia misura sarebbe la XS, ma ho fatto bene a prendere la S perché se dovessi metterci sotto un maglione pesante, un pile, così starebbe veramente comodissima. Quindi top per me la S, tanto che comunque si può stringere sia sotto che sopra il cappuccio. E poi ovviamente i pantaloni sono qualcosa di spettacolare, ma poi il colore. Wow, mi piace un sacco, un sacco. Adesso tolgo questa perché sto un po' sudando, oggi fa caldissimo. Ufficialmente pronta per andare in maneggio, ho aggiunto la cintura perché io ho la vita strettissima e purtroppo devo sempre aggiungere la cintura, le calzine e sono pronta.
Sono tornata a casa da lavoro e posso finalmente concludere questo vlog dicendovi che troverete sicuramente nei prossimi giorni su Instagram il post dedicato al codice sconto, quindi mi raccomando andatemi a seguire su Instagram. E poi questa settimana sul canale uscirà un video molto particolare, molto carino, che non so perché non abbia mai fatto prima d'ora, e quindi non vedo l'ora di pubblicarlo per vedere reagirete, diciamo, questa cosa, e cioè se vi piacerà o meno il nuovo format, la nuova idea. E in quel video vedrete comunque nuovamente i pantaloni e questa felpa sempre di Pom. Quindi vi faccio un big spoiler, potreste vedere un outfit. Fatemi sapere qui nei commenti se questo video vi è piaciuto. Mi raccomando, iscriviti al canale per non perdervi i prossimi video. Io ora mi faccio il mio spuntino, mi metto a studiare perché devo scrivere la tesi. Vi mando un grande bacio, iscriviti al canale, seguitemi su tutti i social network e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!